Paolo Mammo, presidente di Altavia, ha tenuto anche in sede della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna per la settimana della comunicazione a un po' ribadire qual è la vocazione e il DNA dell'agenzia che ha attraversato una fase evolutiva sorprendente. Sempre più il digitale, l'aspetto social fa parte del modus operandi di questa agenzia che intende seguire il cambiamento, cavalcarlo e non subirlo. Crea per Milano è una delle iniziative che vi ha consacrato, diciamo, alla notorietà, no? nel settore, non solo, perché è stata anche artefice del successo stesso di Pisa Pia. E su questo fronte, anche il rapporto con l'amministrazione pubblica, siete ancora impegnati. Insomma, facciamo un attimo il punto sull'agenzia e sulle nuove iniziative che farete. Allora, innanzitutto questa esperienza ultima di settimana della comunicazione va esattamente nella direzione che avevamo intrapreso, come dicevi, già con Crea, nel senso di allargare, aprire le porte alla partecipazione, ragionare in una logica open source. Qual è, credo, il nostro vantaggio competitivo? Noi non abbiamo un modello precostituito, il modello ce lo stiamo costruendo via via e di giorno in giorno attraverso queste esperienze siamo anche pronti a modificarlo completamente, a cambiare laddove non va bene. Abbiamo chiaramente un obiettivo, che è l'obiettivo di comunicare alle persone, di far comunicare certamente la marca con le persone, ma anche e soprattutto le persone con la marca e le persone fra loro, perché crediamo che queste siano effettivamente le nuove frontiere della comunicazione. Nella tua presentazione hai detto una cosa interessante, cioè in questa situazione, in questo periodo, occorre essere molto bravi a cambiare d'abito velocemente, cioè adeguarsi come agenzie a capire e comprendere quali sono le esigenze dei clienti e dei consumatori. Ecco, voi in virtù della vostra proprio struttura, particolarità della vostra struttura, questo cambiamento lo avete fatto e lo esprimete in che modo? Come lo esprimiamo in questo momento, tu l'hai detto, è con questa grandissima, sempre maggiore attenzione al digitale, con questo aprire i tavoli. Quest'estate noi abbiamo fatto tre grandi progetti che spero vadano in porto tutti e tre, ma comunque o perlomeno che ne vada in porto qualcuno, ma sono stati progetti in ogni caso molto interessanti che abbiamo fatto in una logica intanto completamente multicanale, perché oggi va così e va così per tutti, ma l'abbiamo fatto proprio aprendo dei tavoli creativi a operatori esterni, a grandi professionisti di settori che non sono esattamente quello che presidiamo internamente, con una logica di strategia centrale che è l'aspetto fondamentale che caratterizza il tocco di Altavia e quello che dovrebbe costituire il valore aggiunto vero che il cliente percepisce. Quali sono questi progetti? I progetti non li dico, come ormai abbiamo deciso da un po' di tempo, perché prima di tutto non li dico per scaramanzia, ma non li dico anche perché da tempo abbiamo deciso da qualche mese di non parlare più di quello che facciamo per i nostri clienti. Abbiamo deciso di non farlo perché alle volte più prima, ma dopo a campagna. Dopo potremo parlare di quello che diciamo, ma pensiamo che questo mondo debba anche abituarsi a vantarsi meno dei propri successi. Se ce li hai già buono, non è detto sempre che ci sia qualcosa di cui vantarsi, però in questo caso credo di sì. Io spero presto invece di poter raccontare rispetto a delle promesse fatte fra di noi, al mio team, e delle cose raccontate al mercato che avremo raggiunto i nostri obiettivi. E in quell'occasione parleremo di come siamo cresciuti noi attraverso e grazie ai nostri clienti. Ecco, a proposito, è noto che insomma siete coinvolti in un progetto per la grande distribuzione importante e attenderemo l'esito di questa operazione, di questa gara che è in corso. Tornando invece al discorso Comune di Milano, eccetera, nella conferenza stampa tu accennavi a un coinvolgimento per un nuovo brand, un posizionamento del nuovo brand di Milano. Puoi dirci
esattamente di cosa si tratta? Beh, innanzitutto voglio chiarire una cosa, siamo coinvolti come è coinvolta tutta Milano, nel senso che la volontà è quella di aprire un tavolo alla cittadinanza, così come è stata poi tutta l'elaborazione del piano programmatico della Giunta Pisapia, per individuare quali sono gli aspetti chiave che caratterizzano in questo caso il brand Milano, che passa attraverso un'analisi, passa attraverso una fotografia di come oggi è vissuta Milano, di come i milanesi vivono le loro aspirazioni, le loro frustrazioni e i grandi problemi che tutti i giorni purtroppo una città come Milano deve affrontare. È un tavolo però a cui ovviamente siamo stati invitati anche come operatori del settore ed è un tavolo che mi auguro elaborerà presto e bene un'immagine che rappresenti con orgoglio i cittadini milanesi. Quindi iniziative di comunicazione, ma si parla anche di un riposizionamento del brand Milano in termini di logo o quant'altro? Beh, questo francamente è tutto da stabilire e non forse direi delle cose improprie. Un'ultima considerazione su un bilancio di Altavia previsto per il 2012 rispetto al 2011? Ecco, in queste situazioni si è costretti a fare sempre delle valutazioni quantitative, non sono le più qualificanti, è molto interessante anche sapere come si evolve, però le valutazioni quantitative sono buone, nel senso che noi manteniamo sostanzialmente le posizioni dell'anno precedente, sia a livello dei clienti, è entrato qualche nuovo cliente e forse qualcuno ci ha lasciato. In ogni caso il risultato è in linea con le nostre aspettative, senza troppi entusiasmi, perché il momento è questo e credo che sia il momento per tutti. Beh, se devo pensare al futuro invece, ma al futuro prossimo, veramente potrei mutuare una frase del nostro attuale primo ministro che è stata mal interpretata, ma ha qualcosa invece anche di molto bello, cioè la ripresa è già dentro di noi e noi siamo in effetti convinti che da qui a breve potremo anche dimostrarlo.